Salve, benvenuti a una nuova puntata di Inelso, una rubrica su anime e manga scandalizzata. Quest'oggi voglio partire da un anime che ho visto oramai un anno fa circa, in un fine settimana, 12 puntate. Un anime di cui ricordo il nome, si intitolava. So che non lo conoscerete, ma ascoltate ugualmente perché questa parte di video è fatta apposta per chi non conosce. Come me. Direte, cazzo sta dicendo? Ora ve lo dico, si chiama Ayakashi. Mi sono visto questo anime, non so, mi ispirava la grafica, ho visto qualche immagine, non sapevo che guardarmi. Ne ho preso uno a cazzo. Bene. Vi vorrei parlare di questo anime, ma è successo qualcosa di strano dopo che io l'ho visto. Ok, sono passati alcuni mesi, ma perché non mi ricordo i nomi dei protagonisti? Perché non mi ricordo la trama? Perché non mi ricordo cosa succede, chi sono i nemici, chi sono i protagonisti, cosa fanno, cosa vogliono, che anime è? Un anime che non ti lascia niente. E se direte perché sei qui a parlarcene? Beh, perché? Ragazzi, esistono migliaia e migliaia di anime, rendiamoci conto che è scandaloso che un anime, non dico che debba lasciarti qualcosa, ma di grande, perché quello lo fanno in pochi, ma qualcosina. Proprio un elemento che ti ricorda, ah sì, quello era l'anime che. Io ve ne ho parlato apposta questa mattina perché volevo parlarvene da ignorante. Perché se io mi fossi andato a rileggere la trama, tra parentesi, in realtà l'ho fatto, ma non ci ho ricapito granché, bisognerebbe riguardarmelo. Se io sapessi la trama ora, sapessi le dinamiche, non avrebbe lo stesso effetto questo video. Perché me lo sono visto a meno di un anno di distanza, penso che fosse febbraio scorso. Sì, era intorno a febbraio 2013. Bene, e non lascia nulla. Ayakashi, che cos'è? Sembra ironica come cosa, ma. In realtà, per farvela breve, parlerebbe di questi Ayakashi che sono una specie di parassiti, di poteri potenti, parassiti che tu quando li utilizzi perdi energia vitale, una cosa così. Non mi ricordo nient'altro, ho delle figure che mi rimandano a dei nemici che erano tipo delle melme nere, non lo so, lasciamo perdere. Un anime che non lascia nulla. Esiste? Può essere? Esiste. Inelso. Andava detto in dialetto. Parliamo ora dell'anime di Naruto Shippuden andato in onda su Italia 1, Italia 2, non ci capisco mai niente. Vabbè, comunque. Insomma, hanno mandato queste puntate, a quel tempo mandavano Naruto contro Pain. Insomma, erano belle perché l'avevo vista per la prima volta, combattevano, era un bel combattimento, forse uno dei primi che veramente mi ha preso tanto dello Shippuden. Ecco. Io non mi va di dilungarmi su queste cose perché alla fin fine a parlare del doppiaggio, di queste cose, si è ripetitivi, si è banali, si sa che una media se fa queste cose, le fa da anni, le fa da sempre. Non è vero che le fa da sempre! Si dice che le faccia da sempre! Ma con Alessandra Valeri Manera non succedevano certe cose. Io parlo di Hinata, parlo della sua confessione d'amore a Naruto. Naruto stava una pezza, lo stavano massacrando. Lei va contro Pain, si butta, si fa stramazzare pure lei. Oh, è tutta dolorante. Oh, vai, Hinata, confessa il tuo amore per Naruto. Adesso mai più! Adesso mai più!
Vabbè, comunque, come faccio a parlarne? Io dopo quella puntata, allora no, io sono uno che l'anime italiano mi piace guardarlo, insomma, perché comunque i doppiatori italiani sono tutti molto bravi, ne conosco a bizzeffe, uno migliore dell'altro, non ho niente da dire contro i doppiatori. La direzione di doppiaggio ne avrei da dire un po' di più, ma anche lì gli ordini arrivano sempre dall'altro. Ma perché cambiare un... Ti amo. Sì, dice ti amo. E non ti voglio bene. Hanno lo stesso significato? Non hanno lo stesso significato. E poi, quando tu vai a cambiare... Cioè, io dopo quella puntata ho chiuso. Ho chiuso con Italia 1, Italia 2, non lo so, e Naruto. Cioè, da allora ho smesso proprio di guardarlo. Non mi va di cercarmi gli streaming di una roba che dura 300-400 puntate. One Piece è un caso a parte. Quindi, se ne sta lì, aspetterò che finisce, che devo fare. Mo, quando rifaranno le puntate nuove, lo rimanderanno in onda. Tanto visto che dovevano mandare in onda la guerra, la grande guerra, si sono interrotti proprio nel momento in cui doveva iniziare. Hanno ricominciato da capo, quindi figurarsi. Comunque, vi stavo dicendo, ti voglio bene, Naruto. Sai cosa mi ricorda? Mi ricorda il... Ti voglio bene, Denver. Cucciolo tuo verde senza età. Ti voglio bene, Denver. Basta. Ecco, siamo a quei livelli. Io non so. Il terzo ed ultimo argomento di questa puntata riguarda Shingeki no Kyojin, l'attacco dei giganti. Ora. E farò spoiler, quindi ho messo appunto questa parte di video sul finale perché so che molti seguono Shingeki no Kyojin e quindi fare spoiler. Mi sembrava doveroso metterlo alla fine, così da adesso in poi chi non segue gli spoiler può tranquillamente stoppare il video. Bene. C'è una parte nel manga, nell'anime. Cioè no, aspetta, solo nel manga, perché l'anime ha deciso di concludersi prima. Vabbè. Comunque, c'è una parte nel manga in cui lui, Eren, appena combattuto e sconfitto Annie, hanno appena catturato finalmente il gigante femmina. Sono tutti moribondi. Sono successe un altro po' di cose, insomma. Sono ritornati anche da una spedizione. Allora, ci ritroviamo sulle mura. Questo accade dopo la vicenda del castello, mi pare. Non ci metterò meno sul fuoco comunque. E siamo sulle mura, ci sono i momenti di leccarsi le ferite, no? Allora, lui con i suoi compagni sono tutti tranquilli, ci dobbiamo riprendere. Ahia, c'ho un acciacco qui alla spalla. Mi hanno staccato un braccio, ora deve ricrescere, giusto un attimo, ecco. E ci sono i due compari lì, Reiner e Bertoldo. Sì, se fosse su Italia 1 si chiamerebbe Bertoldo, bellissimo nome. Comunque dicevo, cioè, ci sono questi due tizi. Oh, Re, oh, Eren, vieni qua. Che c'è? Che c'è, Reiner? Oh, lo sai che siamo il titano corazzato, il titano colossale? Oh, ma dai, stai scherzando. No, siamo il titano corazzato e il titano colossale. Dai, Reiner, non la dire così. Insomma, hanno distrutto mezza umanità questi. Non è il caso di scherzarci così. Ti sto dicendo la verità. Eren, vieni, dai, che tardi, è ora di mangiare. Aspetta, che sto parlando con loro. Un secondo. Dicevi? No, niente, ti stavo dicendo che noi siamo i titani corazzato e colossale. Va bene, cioè no, non andrebbe bene, ma smettila di dire ste cazzate, cioè si vede che stai fingendo. No, guarda. Si trasforma.